Dopo la prova di forza del turno infrasettimanale in casa del Delfino Curi Pescara, l'Alba Adriatica vuole tornare al successo tra le mura amiche. Di fronte c'è il San Buceto, formazione in salute, reduce da 3 vittorie consecutive. Mister De Amicis recupera i Cramellà, Picone e Fabrizi. Mister Ronci invece schiera la stessa formazione che ha battuto lo Spoltore, inizialmente in panchina i neo arrivati Palumbo e Ranieri. Il match stenta a decollare, complice il campo pesante, fino al 25esimo, quando i Cramellà riceve da Torre, ubriaca Rosati con una serie di finte ma spreca così. Dall'altra parte il vantaggio lo sfiora il San Buceto con Pellecchia. Errore in fase di impostazione di Barduagni, Miccichè calcia, il numero 1 risponde bene ma sui piedi di Pellecchia che se la divora mandando sul palo. Al 28esimo Torre prova da lontanissimo senza successo. Al 33esimo Paravati pareggia il conto dei Legni. Cross di Icramellà, il numero 7 di testa, colpisce il montante alto. Al 41esimo Bruni si ritrova da solo in area. Cerca il palo lontano ma non indirizza con precisione. Primo tempo che si chiude quindi a reti bianche. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo al secondo tempo. Dopo 2 minuti Torre va vicino al vantaggio. Coordinazione perfetta ma Dedeo è attento. Ancora Torre pericolosissimo al 14esimo, di testa non trova la porta su un cross al bacio del solito Icramellà. Al 20esimo Pincelli colpisce al volo, Dedeo risponde presente. Al 35esimo passa in vantaggio l'Alba con Fabrizi, che incorna su un calcio d'angolo battuto da Passamonti, nulla può Dedeo. Un minuto dopo il San Buceto resta in 10 uomini, espulso da Alonso appena entrato per un fallo da ultimo uomo su Torre. Poco dopo, schema da calcio di punizione, Passamonti, Icramellà. Dedeo risponde, da dietro arriva Torre che però è in fuorigioco. Finisce 1-0, seconda vittoria consecutiva per l'Alba. Dopo 3 vittorie cade invece il San Buceto, che alla prossima affronterà in trasferta la capolista Pezzano. Mister, il campo era pesante, ma oggi una vittoria fondamentale è meritata anche. Sì, penso proprio di sì, anche se il primo tempo è stato magari più equilibrato rispetto al secondo, dove l'abbiamo letteralmente dominato. Nel primo tempo ci sono state occasioni da ambo le parti, comunque loro sono una buona squadra, insomma, cioè non ce lo nascondiamo. Abbiamo subito qualcosina, noi abbiamo avuto le occasioni più clamorose, veramente molto molto clamorose, il loro portiere ha fatto 2-3 interventi straordinari. Nel secondo tempo effettivamente secondo me non c'è stata partita, siamo stati superiori al cospetto, ripeto, di una squadra veramente molto molto forte, per cui sono 3 punti pesantissimi, insomma, noi continuiamo questa striscia positiva. Sono contento, veramente molto contento per i ragazzi, per la società, sono contento per questi ragazzi soprattutto perché sento cose in giro dagli addetti ai lavori che non mi piacciono per niente, quando si dice che l'Alba vince non meritando, perché c'ha culo. È successo un paio di volte, l'abbiamo riconosciuto, è successo mercoledì a Pescara con la Flacco, è successo in altre circostanze, però nella stragrande maggioranza delle partite abbiamo sempre strameritato, non abbiamo 31 punti a caso, per cui mi dà fastidio quando si dice questo, non si riconoscono i veri valori dell'Alba Adriatica. Mister, forse oggi il campo pesante vi ha un po' penalizzato anche nel risultato. Eh sì, purtroppo i valori tecnici su questo campo si annullano, purtroppo dispiace, abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo, anche loro hanno avuto un'occasione clamorosa, il primo tempo fondamentalmente potevamo fare gol anche noi, in questo campo chi faceva gol prima vinceva, purtroppo ci siamo addormentati su quell'angolo, non dovevamo prendere gol e a quel punto la partita non l'abbiamo vinta, non la dobbiamo perdere. Secondo me siamo stati un po' troppo leggeri in quella situazione, poi è chiaro che la squadra comunque ha dato tutto, non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché contro questa Alba, su questo campo dove loro sono praticamente abituati, non è semplice. Purtroppo, come ho detto prima, i valori tecnici si annullano, si gioca di continuo sulla seconda palla, è una partita sporchissima, quindi abbiamo cercato, no, di mettere un po' di fisicità con Palumbo e Ranieri davanti per cercare di tenere palla e salire un po'. Però non era semplice, è chiaro che nell'arco della partita probabilmente il pareggio ci poteva stare, però prendiamo atto di questa sconfitta e torniamo con la testa al lavoro già da martedì, perché domenica ci aspetta un'altra partita difficilissima.